È appena passata uno Husqvarna Nuda 900R. Dovevo andare in un altro posto, ma non posso rifiutare. No, era quella. E' lì che mi voleva ingarellare, ma vaffanculo. Ha preferito la figa. Facciamogli vedere chi comanda. Così. Dai che viene, dai che viene. Tornerò nel posto in cui dovevo andare. Dai, è quello. È quello. Godo, sì. Abbiamo recuperato. No, no, no. Magari scarica la tipa e viene qua. Fanculo. Si pentirà della scelta che ha fatto. Non lo so, una figa che non vuole scopare. Vendolo. Ma vaffanculo. No, adesso c'è qualcosa che non va però, non so che cazzo è, ma sembra di andare su. Ecco, le gomme da enduro tengono di più del posteriore. Che spettacolo. Spettacolo, mi faccio una sega adesso. Oh, stiamo su. Facciamo i furbetti. Dove vuoi andare? Allora, adesso una bella fotina. Ma perché farne solo una quando se ne possono fare tante? Spettacle. Facciamocela anche noi una bella fotina. Qua. No, non si vede la figa. Eccola. Bellissima. Andiamo. Andiamo e partiremo per questo lungo viaggio. E non sta giù, anzi sì. Volevo ingarellare con la Nuda 900R. Io volevo dare il pago. Sfiga, oh. Adesso mi metto fisso davanti a casa di quello, dato che abbiamo scoperto dove abita. Oppure mentre torno gli lascio un bigliettino e gli scrivo: domani ore 4 si parte, ti do il pago. Pago in mono ruota. Ma come sei bella. Bella è impossibile. Bella. Bella è impossibile. Quanto mi fa godere. Scusa per il mare! Non lo so!
Per la figa, quella è importante. Per la figa dove? Non lo so, io uso questo per attirarla. Fai un pedino. Lo sai che si alza con niente la mia. Basta solo dirglielo, alzati! E lui non ci crede, eh? L'importante è crederci invece. Chi è che non ci credeva? Sei un pipa, te! Ti amiamo tutti! Sei un po' emozionato, io incontro Manonetto! Vai, Jovest, Jovest! Dai che sbielli se esageri! Finisco la benzina, portami te, va? No! Bella, ti saluto, un bacio! Ciao Virgi, buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno. Ma porca puttana, ma che cazzo c'era qua adesso? Cioè, devo capire se è proprio la gomma che va a puttana o se c'era qualcosa, perché ho iniziato a andare, ha detto no, io adesso smetto di intraversarmi e vado dritta, ha detto praticamente, cioè mi hai stufato te con le tue derapatine da pivello e vado dritto. Lo so, boh.